Ed è così in viaggio, ecco, non posso che ringraziarvi tutti quanti, spero di farlo pure uno a uno, ci proverò, per i tanti auguri ricevuti e soprattutto per le preghiere che fate. 48 anni sono tanti, sono 4 volte 12, tappe 12, quindi c'è una nuova tappa del cammino, non si finisce mai di viaggiare, ma si viaggia sempre in maniera diversa. Sarà che questi 48 anni sono capitati e con l'inizio della Quaresima, che per fortuna mi invigorisce, ma con Osman che ha lasciato l'oratorio perché deve spiccare il volo, realizza il suo sogno di guidare gli autobus e quindi va così, e dopo 8 anni l'oratorio senza Osman veramente è una nuova tappa, è un salto nel vuoto che il Signore costantemente ci richiede di rifare. Ecco, rimettiamoci in cammino, alleggeriamoci. Questa sera ci sono le confessioni e io per primo, cioè quando mi confesso sono pronto a spiccare il volo, perché qua se non si vola ci si allontana nelle cose qui della terra, mentre le cose della terra vanno godute, riviste dall'alto, non va mai persa la meta. E ecco, alleggeriamoci, questa Quaresima ci serve per alleggerirci, e io pure, ecco, per vivere bene questa nuova tappa, questi nuovi 12 anni dai 48 ai 60. Che sarà mai? Certo, sono iniziati già con un alleggerimento, uno svuotamento che mi richiede di essere leggero. Siamo leggeri, voliamo in alto, e allora anche i nostri ragazzi ci invitano ad essere leggeri. Abbiamo bisogno di essenzialità per stare insieme. Ecco, questa Quaresima capita proprio bene. Grazie degli auguri, rinnovo la mia preghiera e la bellezza di poter dire al Signore grazie per avermi chiamato, e grazie perché mi dai la possibilità di essere servo per amore, sacerdote dell'umanità. Buon cammino anche a tutti voi.